Camper si occuperà di tre cose fondamentalmente. Andrà nelle feste, nei rave, fuori dalle discoteche per lavorare sulla tutela della salute delle persone giovani che si divertono e che consumano sostanze. Andrà poi invece di giorno e di notte a lavorare con le persone che si prostituiscono in strada per fare in modo che, pur facendo questo lavoro, possano salvaguardare la loro salute. E lavorerà poi invece in contesti completamente diversi con tossicodipendenti, senza dimora e alcolisti di strada. Sto realizzando un particolare dei musici del Bacchino Malato, un'altra realizzazione del Caravaggio per quanto riguarda la mia serie, che si chiama Recupero del classicismo nel contemporaneo. Abbiamo dipinto tutti i mezzi con cui siamo andati in giro a lavorare. Da sempre Ravo ci ha dipinto i camper. Il secondo camper ci ha abbandonato e quindi per il terzo della nostra storia abbiamo deciso di chiamarlo e di farci portare qualcosa di bello in un mezzo che va in giro nelle situazioni un po' sfortunate. Parte del mio lavoro è appunto anche l'idea di poter far fuoriuscire dai musei delle opere d'arte e portarle a un pubblico molto più vasto. Solitamente il museo ha incute una sorta di timore reverenziale, diciamo. Un disco bus è un discorso che si porta avanti ormai da un decennio, perché è la terza volta che dipingo un loro mezzo. Caravaggio, se vogliamo definirlo, il primo realista della storia dell'arte. Un pittore degli umili, perché comunque prendeva dei modelli dalla strada per la prima volta. Ecco, quest'idea si abbina perfettamente al lavoro svolto dai ragazzi di Disco Bus.